Signore, lo Shield ha intercettato uno scambio piuttosto bizzarro su una vecchia frequenza AIM. Ho visto molte cose che i mortali definirebbero bizzarre. Ascolti lei stesso. Il prototipo del congegno è pronto, mio signore. Ti sei comportata bene, leale suddita. Ma quella è la mia voce! Raduna i risvegliati e potremo iniziare. Che inganno è mai questo? Jarvis, cosa puoi dirci? Solo che la comunicazione proviene dalla Scandinavia. Non ho nessun registro su questi risvegliati. Non possiamo ignorarli. Dobbiamo partire immediatamente. Dobbiamo scoprire chi sono questi risvegliati e a cosa serve il loro prototipo. E non dimentichiamoci del bugiardo che si spaccia per me. Malamente. A me è sembrato piuttosto convincente. Assolutamente no! Quindi la cosa non ti lusinga? Beh, credo che ci sia molto più in ballo di un semplice furto d'identità. Il messaggio proveniva da questa foresta. I registri mostrano una base dell'AIM abbandonata nell'area. Eppure, gli edifici sono ancora qui. Non fa parte del protocollo AIM. In genere ripuliscono tutto. Il mistero si infittisce. Inizio a sospettare che l'AIM non abbia mai abbandonato questo luogo. Non ne sono così sicura. Non sembra il loro modus operandi. A ogni modo, raggiungiamo il punto della chiamata. Il punto di origine della chiamata... Cos'è quello? Un monumento distorto dedicato a me e... alla via di casa, qualunque cosa sia. Ok, andiamo a controllare. Con cautela. Il punto di origine della chiamata non è lontano. Siamo soli. Nessuno può sconfiggere il dio del tuono. Sei caduto per mano del figlio di Odino. Perfetto! Sono molto orgoglioso di me. Così pare. Jarvis! Scansirò il monumento in cerca di risposte. Elementi! Al
La tua sconfitta era inevitabile. Sembra che il monumento sia anche un trasmettitore di segnali. Per questo lo rilevavamo come fonte della chiamata. Esatto. È collegato a una struttura vicina che ha appena iniziato a emettere strani picchi energetici. In tal caso, la nostra missione è chiara. Di certo l'impostore e la sua macchina sono là dentro. Andiamo a controllare. La struttura è sigillata, ma dovrei riuscire ad aggirare i comandi della porta principale. Anche a te questi risvegliati sembrano familiari? Sì, o fanno parte dell'IM o sono una qualche costola radicale. Li abbatteremo tutti! Buonanotte, tesoro! Facciamogli male, gente! Fa caldo qui o sono io? IM. Le strane rilevazioni energetiche si fanno più intense, il che probabilmente... Distruggiamo il falso dio! Come osi? Io sono l'unico e vero Thor! Dubito che si possa ragionare con questi risvegliati, signore. Il potere scorre in me! Questo, buoni e fulmini! Inchinati! Ah!
Ecco l'ingresso. Un'altra trappola. Distruggendo i trasformatori lì vicino, dovreste riuscire a bypassare i sistemi di sicurezza e ad accedere. Con piacere! Guardiane di Anka! Ne restano soltanto due. Sto venendo a prenderti, pastore. Ammira il mio potere! Quello era l'ultimo. La porta è aperta. Chi osa entrare nel nostro sacro santuario? Ciarlatano! Sono io il vero dio del tuono! Affrontami dunque e lascia che smascheri la tua menzogna! Benvenuti, intrusi! Thor, è piuttosto strano. E fastidioso. Affrontami in battaglia, ingannatore, e poi vedremo chi è davvero degno del nome Thor. La fede dei miei adoratori non è in discussione. Risvegliati! Ascoltatemi! Il falso dio è giunto! Distruggetelo! Avanti! Affrontami, ciarlatano! Non l'orderò mai Mjolnir con il tuo sangue. Affronta invece il mio... sostituto. Codardo! Allora distruggeremo il tuo automa e poi te! Yeah.
dei! Per tua fortuna, sono un dio del cuore misericordioso. Direttamente nel raggio, bambini! Accetto la scommessa. Insieme a un impostore. Ti compatisco. Tutto bene, amico? Questo falso Thor promette ai suoi seguaci di raggiungerlo ad Asgard. Se dovessero trovare davvero il modo di aprire una via, sarebbe disastroso. Quella donna, Helen Gable, ha parlato di alcuni documenti. Devo trovarli. È improbabile che esistano dei registri digitali. Devo provarci. Il nome di Thor è stato usato per seminare menzogne. Devo porvi fine, o morire provandoci.